Ecco qui siamo sopra il tetto della chiesa che, come si può vedere, è perfettamente in ordine, soltanto che bisogna andare a curare, diciamo, un po' la manutenzione ordinaria, essendo stata da diversi anni chiusa al culto e quindi, diciamo, non è stata tenuta in ordine perfetto. Ma si tratta di piccole cose che possono essere messe in ordine con poco, e quindi questa verifica della parte del tetto della chiesa è fondamentale, importante, perché se ci fossero delle lesioni, dei cedimenti, dei dissesti, noi comunque lì andremo a riscontrare sulla parte di copertura, che è anche un elemento di valutazione della stabilità della struttura. Poi, come si può vedere, c'è una interconnessione tra la chiesa, che è questa qua, e strutture private, per cui c'è una interferenza statica tra la struttura della chiesa, che nasce da qui, e alcuni fabbricati privati. Andrebbero viste, eliminate queste interferenze, e il più possibile resa isolata la chiesa dal resto delle strutture. Sono operazioni che vanno fatte, perché bisogna dare poi assoluta certezza, stabilità a questa chiesa. Quindi questa chiesa, per concludere, è una chiesa che ha qualche piccolo malanno, qualche piccolo problema da risolvere, però l'ossatura, la struttura, la statica è perfettamente in ordine. E questa chiesa rappresenta, a parte che è la casa del nostro patrono, però rappresenta anche una testimonianza della capacità di questo paese di esprimere intelligenza, genialità. E questa chiesa è stata fatta da Ernesto La Padula negli anni 30 e rappresenta un esempio unico al mondo di una chiesa composta in questa composizione artistica. Per noi recuperare questa chiesa è fondamentale, importante, è come andare a ritrovare la nostra storia, le nostre origini, se volete anche il nostro orgoglio, se volete i sentimenti, ma questa chiesa, vedete, va curata, va accarezzata, va amata, perché qui c'è la storia nostra di questo paese. E quindi ritornare qui con il culto del nostro santo protettore significa anche un elemento fondamentale di rilancio di questo paese, perché poi noi, se crediamo che questo paese può essere rilanciato, può essere recuperata, bisogna partire da questi elementi fondamentali della nostra storia e della nostra tradizione.